Come traduci in italiano il verbo inglese to see? E il verbo to look e to watch? Se non sei sicuro della risposta, guarda questo video. Come avrai già capito, nella lezione di oggi parleremo del verbo guardare. Il verbo guardare in italiano è davvero versatile e può assumere davvero molti significati diversi a seconda della conversazione, delle preposizioni e della struttura della frase. In questo video ti mostrerò i 5 significati più comuni per utilizzare il verbo guardare in una conversazione. Guardare nel significato di to look in inglese, cioè il più comune e il più utilizzato, soprattutto nella lingua parlata. In questi casi il verbo è sempre seguito da un nome di persona o di cosa, cioè da un oggetto. Guardare il paesaggio. Guardare le stelle in cielo. Guardare i bambini al parco. Occhio, però, perché quando il verbo guardare è seguito da una direzione spaziale, cioè destra, sinistra, alto, basso, il verbo richiede sempre una preposizione. Nello specifico, con destra e sinistra serve la preposizione a. Guarda bene a destra e a sinistra prima di attraversare la strada. Con alto e basso la preposizione da usare è in. Guarda in alto e guarda in basso. Guardare nel senso di to watch in inglese, riferito quindi a un dispositivo come la TV o l'iPad. Nelle conversazioni di ogni giorno, il verbo è comunemente usato in relazione alla televisione per parlare di qualsiasi film, show, sport e partita, che si può appunto guardare con questi strumenti. Guardare la televisione. Guardare una partita di calcio. Guardare un film. Guardare un documentario. Guardare in senso figurato può assumere il significato di controllare, sorvegliare, ma anche prendersi cura, che in inglese equivale al verbo to look after. In italiano spesso si dice guarda i bambini, per favore. Cioè, stai attento a cosa fanno e dove vanno. Guarda le valigie. Cioè, controlla le valigie. Guarda la mia borsa mentre vado in bagno. Cioè, controlla che nessuno rubi la borsa mentre io vado in bagno. Un altro significato figurato di guardare è quello di prendere in considerazione, tornare alla mente, rivivere. Vediamo alcuni esempi. Guardare al passato, cioè ripensare ai ricordi, rivivere dei momenti passati. E lo stesso vale con il futuro. Guardare al futuro vuol dire pensare al futuro, considerare quello che verrà. Guardare i lati positivi, cioè prendere in considerazione gli aspetti positivi, avere un atteggiamento positivo e speranzoso. Guardare ai pro e ai contro, cioè tenere in considerazione vantaggi e svantaggi di qualcosa. Guardare all'imperativo è invece una forma di comando e si usa sempre alla seconda persona singolare, cioè guarda. In questi casi il verbo è sempre all'inizio della frase e, a seconda del contesto, può assumere delle sfumature di significato diverse, tutte simili però al concetto di assicurati di, sii certo di. Ecco alcuni esempi. Guarda di arrivare in orario. Guarda di non sbagliare strada. Guarda di spegnere il riscaldamento quando parti per le vacanze. Guarda che la casa sia tutta in ordine. Sono tutte espressioni colloquiali, ma molto utilizzate. Un'altra espressione molto usata è formata da guarda più che. In questi casi l'espressione ha lo scopo di attirare l'attenzione di chi ascolta, creare una relazione con l'ascoltatore
prima di dire effettivamente il contenuto della frase. In linguaggio tecnico si chiama segnale discorsivo. Si tratta di un elemento della frase che non ha nessun contenuto al suo interno, ma si usa spesso nella lingua parlata ed è molto informale. Spesso si usa nelle conversazioni tra persone della stessa età e che sono in confidenza tra loro. Ad esempio, si può dire: guarda che non hai ragione, le cose sono andate in modo diverso. Guarda che è tutto un equivoco, non ci siamo capiti. Guarda che non è possibile, avevo chiuso tutto prima di uscire. Adesso, se guardi bene qui sotto, troverai il tasto mi piace. Cliccalo se ti è piaciuto guardare questo video. E se vuoi continuare a migliorare il tuo italiano, ti consiglio di guardare questo video. Per oggi è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Buon italiano a tutti!